giornalista, scrittore e buongustaio e nonno. Ha una 500 lusso, rossa e nera, perché è milanista. Paolo Calvi, il ricordo. Ma ricordi da bambini, da bambino sono indelebili e pertanto restano nel cuore. Quello che mi affascina è un insieme di ricordi di alcune estati vissute proprio da bambinetto, quando si andava alla finestra, neanche al bar, ma alla finestra del bar sotto casa a vedere il rischiatutto. Io sono di quella generazione che ho visto, forse non si chiamava neppure Rischiatutto, non ricordo come si chiamasse. Certo è che le prime trasmissioni di Mai Buongiorno, le famose musichiere di Mario Riva, eccetera, me le sono godute da una finestra assieme ad una nidiata di altri coetanei, dai 5 ai 6 agli 8 ai 10 anni, che anche noi tra un gioco e l'altro, tra uno scherzo e l'altro, ci guardavamo in faccia e guardavamo un po' di televisione, ovviamente in bianco e nero. Un ricordo che mi è rimasto nel cuore perché c'è il fascino ma neanche dell'adolescenza, proprio dell'infanzia, ecco, nel senso che forse erano gli anni 50, tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi si era ancora bambinetti, ecco, il biciclettino rosso vicino a noi, il ghiacciolo K2 in mano, con la speranza di vincere il ghiacciolo gratuito quando usciva dallo stecchetto la famosa frase "hai vinto" oppure K2. E beh, sono questi ricordi che, vabbè, insomma, è difficile cancellare perché sono i primi e restano nel cuore. Tex Winter, io ho visto che sei, insomma, aveva capito, un appassionato di Tex Winter per me è uno dei cult, dei miti più importanti della mia vita, perché Tex Willer, io mi ha accompagnato in tutta la vita e mi accompagna tuttora, ecco. Io sono uno di quei tizi che va magari ai mercatini domenicali, mercatini dell'antiquariato, guarda sì le tante belle cose, ma va anche alla ricerca del numero che non ho di Tex Willer, magari di 40, 30, 25 anni fa, ecco. Ho un elenco in cui ho scritto i numeri che mi mancano e a volte vado anche alla ricerca di questi numeri mancanti. È un mito perché rappresenta la giustizia, rappresenta come dire, l'azione che per un giovane era essenziale, ecco. E Tex Willer ha una sua sembianza anche morale, che l'ho sposata nella vita e che mi accompagna tuttora a 70 anni d'età, ecco. Articolo, uno degli articoli che ricordi più volentieri, che ti piace di più, che hai fatto tu. Ma gli articoli, se tu pensi che sono, io ho fatto 35 anni di responsabile ufficio stampa e comunicazione al gruppo Zurigo Italia a Milano. Però ho sempre lavorato come freelance, ovviamente, non a libro paga, ma come libero professionista per la provincia pavese, che è il quotidiano della nostra provincia, della provincia di Pavia, giornale storico peraltro. E niente, di articoli ne ho fatti mediamente 2 o 3 al giorno, quindi potete pensare all'enormità di quanto ho scritto. Se mi chiedi, ne posso citare due, ecco. Uno tragico, tragicamente recente, che è quello del 1° dicembre del 2016, quando esplose l'impianto Eni Est, il nuovo impianto Eni Est alla raffineria Eni di Sannazzaro. Un'esplosione che per fortuna non causò morti, ma un'esplosione e un incendio successivo che venne visto, i cui fumi vennero visti a distanza di centinaia di chilometri. Ecco, mi ricordo che addirittura mi arrivò una telefonata da un collega di Parma, della Gazzetta di Parma, che chiedeva informazioni su cosa fosse successo in provincia di Pavia, proprio perché aveva visto questa fumata enorme che era arrivata già a metà Emilia-Romagna, tanto per intendersi. Ecco, furono giornate solo di lavoro, ma anche di impegno, di ricerca e perché no di pericolo, perché ovviamente eravamo sul posto. Un'altra cosa invece che ricordo molto bene e che mi piace ricordare è un matrimonio vissuto sul Po. Io abito a Sannazzaro dei Burgondi, che è il paese riverasco della Lomellina più grande che si affaccia
diciamo sulla riviera del Po, dalla parte Lomellino ovviamente, e ricordo un matrimonio di una certa signorina, conoscevo molto bene il padre, che aveva vissuto tanti anni sul Po, un appassionato pescatore, appassionato barcaiolo, un ecologista. Ecco, il papà morì e lei volle dedicare il suo matrimonio, visto che papà purtroppo non c'era più, lo volle dedicare al papà, celebrando il matrimonio proprio sul Po, su di una barca. E mi ricordo che mi invitò come, non come testimone, ma come testimone giornalistico, e riuscimmo a fare un servizio terribilmente bello, proprio perché era dedicato al padre che era mancato pochi anni fa e che per lei rappresentava un mito, nel senso che il papà aveva vissuto il Po sin da bambino, ecco, quando si andava nel Po a cercare l'oro, quando si andava nel Po a fare il bagno, quando si andava a pescare, fino agli anni successivi, quando poi purtroppo morì, ma morì in una baracca del Po, e la cosa rimase anche questa nel cassetto dei ricordi come uno dei più belli, ecco. Io ne fui testimone, ecco, non testimone di nozze, testimone giornalistico, di cronaca. Molto. Il libro, ora so che tu stai scrivendo un libro col figlio. Io sono solito scrivere libri a 4 o a 6 mani, non sto scherzando. Il primo ce l'ho qua, il primo che abbiamo fatto, lo posso anche... non so se si riesce a inquadrarlo bene. Copertina della Domenica del Corriere di Walter Molino, in copertina, perché il libro si chiama Riso e Parole ed è stato scritto da me e da mio figlio, che anche lui giornalista, attualmente è direttore responsabile della testata giornalistica di Tele Milano Pavia. E abbiamo scritto questo libro perché si chiama Riso e Parole ed è dedicato al modo di noi che siamo comunicatori nati, o dovremmo essere dei buoni comunicatori vista l'esperienza professionale vissuta, l'abbiamo dedicata al mondo del riso, o meglio al modo con cui il mondo del riso, quindi dalla mondina che era la più povera in assoluto, che lavorava in risaia, al commercializzatore finale, tipo la Riso Scotti e non solo, come il mondo del riso ha comunicato negli anni per far conoscere il prodotto riso, il cereale del riso, come patrimonio. Ecco, noi abbiamo anche una discreta raccolta di documenti antichi relativi al mondo del riso, documenti che vanno dal 1700, quando i governanti d'allora vietavano di coltivare il riso a meno di 500 metri dalle case, proprio perché il riso era considerato una cultura insalubre, alle cartoline antiche con cui non c'erano gli SMS, non c'era internet, e pertanto le mondine avevano un solo mezzo di comunicazione. Le mondine che arrivavano da fuori comunicavano con l'esterno, o meglio comunicavano con la famiglia che era rimasta magari a 200-300 chilometri di casa nel periodo di monda, e comunicavano solo con la cartolina. E ci sono delle cartoline anche toccanti, struggenti, una delle quali, ricordo, l'abbiamo pubblicata sul nostro libro, dice testualmente: cara mamma, sono arrivata con la tradotta in Lomellina per la monda stagionale, purtroppo mi sono ammalata, sono a letto, mi sa che tutta la monda io la perderò, quindi non solo sono ammalata lontano da casa, ma sono ammalata e non posso neanche portare a casa né un centesimo né un chilo di riso. Altre invece sono così, di saluti e di baci: cara mamma o caro babbo, sto bene, speriamo di rivederci dopo 40 giorni di monda, qua tutto bene, oppure mi sono fatto anche il fidanzato, cosa non molto sovente. Tanto per restare in famiglia, mia suocera, che era una mondariso di Varzi, che veniva a fare il periodo di monda a San Lazzaro, conobbe mio suocero al punto tale che poi si sposarono. Quindi ho vissuto, anche se indirettamente,
in prima persona questa esperienza dell'incontro, del valore, anche del valore sentimentale che poteva avere il periodo di Monda, e abbiamo voluto creare questo libro che raccoglie un po' di documenti, un po' di ricordi, il modo con cui l'ente nazionale Risi, che era l'ente che sovrintende tuttora il mondo della risicoltura italiana, comunicava con il resto del mondo dicendo mangiate riso perché il riso fa bene, e prendeva come testimonial, pensate, i bambini che erano i veri coloro che trainavano la famiglia nel consumo del riso, perché il bambino, insomma, un bambino non si può negare nulla, e se c'è un documento, un poster, un libretto che dice mamma fammi il risotto che mi fa bene, allora diventava veramente un modo di comunicare direttissimo. Abbiamo anche delle foto strane, singolari. Abbiamo il duce Mussolini che stava mietendo il riso. Abbiamo delle fotografie del, non ricordo l'anno purtroppo, mi sembra il 1930, in cui Mortara fu la capitale italiana delle mondine. 40.000 mondine convennero tutte a Mortara per una giornata dedicata alla Monda, ai problemi della Monda Riso. Ricordiamo che la Mondina fu colei che conquistò per prima le 8 ore di lavoro. Non furono gli operai della Breda o della Fiat, intendiamoci. Sono state le Mondine di Pavia e di Vercelli a conquistare le 8 ore di lavoro. Abbiamo fatto questo libro, è stato il primo che abbiamo realizzato, che si chiama Riso e Parole, ovvero come il mondo della risaia comunicava con l'esterno. Poi abbiamo fatto un altro libro che è abbastanza simpatico. Questo è un romanzetto ridicolo che si chiama Ultimo Assaggio. È un giallo, vissuto sulle rive del Po, scritto anche questo a due mani, da me e da Stefano. In una copertina c'è Ultimo Assaggio, che è il titolo del giallo, per così dire. Dall'altra parte, anche questa è abbastanza singolare, c'è Stefano invece che parla dell'ultimo assaggio del romanzo vero e proprio. La parte ricette, alle ricette più che altro, perché il romanzo giallo diventa un pretesto per parlare di riso e per parlare di risotti, che è un altro cult della mia vita. A proposito, se hai una ricetta a cui tieni tu, chiaramente a base di riso, immagino. Beh, io sono stato 27 anni fa uno dei fondatori della Confraternita del Risotto, sono tuttora il gran cerimoniere, e siamo una sessantina di iscritti, non solo in Italia ma all'estero, gente selezionata, gente che ama la buona compagnia, ama stare in armonia e ama soprattutto stare a tavola se davanti a noi c'è un buon piatto di risotto. Il risotto per noi rappresenta il viatico verso la felicità, verso la distensione. Il risotto è il piatto tipico della pianura padana, noi che siamo padaioli, come poteva essere il grande Gianni Brera, aveva nel risotto un rispetto enorme. Ecco, il risotto rappresenta storia, rappresenta gastronomia, rappresenta anche creatività, perché con il risotto si può fare di tutto. Ecco, nel risotto basta seguire quelle che sono le quattro grandi linee, ovvero il soffritto, ovvero l'aggiunta graduale di brodo, ovvero la tostatura del riso e la mantecatura finale. Quando uno osserva questi quattro vuol dire che si sta facendo un buon risotto, poi riesca bene o male, salato o no, quello è soggettivo, questo è ovvio, però le quattro indicazioni che noi come confraternita suggeriamo sono queste quattro. Ecco, è importante ed è decisivo parlare quindi di risotto. Se mi chiedi qual è il mio risotto preferito, te lo dico in un attimo: il risotto giallo allo zafferano, possibilmente un zafferano di rango, di grande, di buona qualità, tipo quello abruzzese, tanto per intenderci, e l'osso buco, quindi un piatto tipico lombardo, milanese direi, ecco, l'osso buco dal quale si ricava quel bene essenziale che è il midollo quando è cotto per poter fare il soffritto, perché a casa mia quando si può e quando c'è l'occasione si adopera ancora il midollo per fare il risotto, non si adopera né burro né olio, ecco. Secondariamente può essere usato il
il burro, perché il burro è frutto anche questo della nostra terra, ecco, legato alla storia del risotto. L'olio venne molto dopo, perché in pianura non si produceva olio e quindi è un elemento buono, ma sicuramente importato. Ecco, l'osso, il risotto con l'osso buco per me è il massimo.